Se l'ammodernamento e la messa in sicurezza della strada statale 106 ritardano, non è solo o tanto per mancanza di fondi, ma perché l'Italia non ha presentato progetti o perché non ha rispettato le linee guida per partecipare ai bandi. Una rivelazione quella fatta dal presidente dell'associazione Basta Vittime sulla 106, Fabio Pugliese, che ha convocato una conferenza stampa per denunciare l'incredibile pigrizia, nel migliore dei casi, ma più probabilmente la solenne inefficienza dei governi degli ultimi 20 anni e dell'ANAS, che secondo quanto ha fatto capire, pur senza affermarlo, Matthew Baldwin di DG Move, il Dipartimento dell'Unione Europea che si occupa di mobilità e trasporti, non hanno presentato lo straccio di un progetto, neppure quello dell'ormai famosa variante al megalotto 6 tra Crotone e Catanzaro. Lasciando che nel frattempo la 106 venisse accostellata da un numero sbalorditivo di rotonde, unica risposta alla domanda di sicurezza. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche la deputata del PD Enza Bruno Bossio, che pochi giorni fa ha rivolto un'interpellanza urgente al ministro dei trasporti Toninelli, costringendo il governo ad ammettere che l'ammodernamento della 106 è un'opera strategica, e l'europarlamentare Pina Picerno, anche lei del PD, che si è adoperata per favorire l'incontro tra pugliese e gli euroburocrati, dal quale è emersa la disponibilità a finanziare la struttura nella prossima finestra che si aprirà tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, purché il progetto italiano si ispiri ai due criteri guida del raggiungimento di sufficienti standard di sicurezza e dall'incentivazione dell'intermodalità. Siamo stati a Bruxelles, abbiamo incontrato il dirigente generale e lui ci ha messo finalmente nelle condizioni di capire come si può cofinanziare con fondi UE questa strada, e cofinanziarla neanche di poco, cofinanziarla anche di tanto, cioè si va dal 30 anche al 50% dell'opera, dipende ovviamente dalla qualità del progetto che viene presentata. I nuovi bandi sono in fase di negoziazione e usciranno, se non entro la fine dell'anno, entro l'inizio dell'anno prossimo. E questa volta noi, insieme agli amici del Comitato, faremo delle forti pressioni affinché vengano presentati i progetti e non come è avvenuto adesso, che non sono stati presentati a ottobre scorso. Siccome è un problema di qualità, la proposta di variante è stata sottoposta ai tecnici di Bruxelles perché ne dessero una valutazione? No, e non è stato mai fatto perché noi fino ad ora non avevamo questa possibilità. Ma io ho detto oggi in conferenza stampa che con gli amici del comitato Crotone Nuova 106, con cui c'è piena massima sintonia, appena usciranno i bandi ci siederemo, apriremo un tavolo tecnico tra noi. I tecnici non mancano, l'ingegnere Bevilacqua è preparatissimo, non è l'unico, e cercheremo di fare in modo questa volta di essere noi da stimolo per il governo e per l'ANAS affinché questi fondi vengano utilizzati e vengano utilizzati e sfruttati al meglio. Pugliese ha annunciato una campagna dal basso per sollecitare governo ed ANAS, ha respinto con nettezza l'accusa di strumentalizzare politicamente la vicenda, dicendosi pronto a dialogare con chiunque si adoperi per rendere più sicura la statale, ed ha fatto ascoltare la registrazione dei momenti salienti dei colloqui ottenuti a Bruxelles. Dopo aver sottolineato che i governi Renzi e Gentiloni hanno messo a disposizione risorse per la 106 con delibere CIPE, la Picerno ha esortato l'attuale esecutivo a stilare un quadro preciso, indicando interventi e tempi certi per spezzare l'isolamento del territorio e per scongiurare la perdita di altre vite. Il punto è avere un cronoprogramma preciso, perché di questa storia noi parliamo da oltre 10 anni, eh? Da altre parti si è insomma lavorato e c'è stato un riammodernamento. Allora, su questo c'è un investimento del governo regionale serio, che ha preso un impegno preciso, ci sono dei soldi stanziati, ora bisogna spenderli. Allora il punto è pretendere dal Ministero e dal governo che ora è in carica un cronoprogramma preciso per la realizzazione di queste infrastrutture. Questa è una rete strategica su cui c'è un investimento, e la risposta dell'Europa è stata appunto che per la programmazione del prossimo settennato loro sono ben disposti ad accogliere le sollecitazioni che arrivano da questo territorio. Naturalmente noi saremo pronti a vigilare su questo e soprattutto a lavorare su questo, perché quelle che sono per adesso delle intenzioni, qualora fallisse il governo nazionale, diventa, no, almeno per l'Europa, realtà concrete.